boots and a lily white dress. A million words, but how. Ciao a tutti, io sono Gianni, benvenuti qui sul mio canale per questo nuovo video nel quale oggi torneremo a parlare insieme di TV Box Android e lo faremo per analizzare le prestazioni di questo H96 Max. Prima di proseguire però, come al solito, vi invito ad unirvi sia al gruppo Telegram del canale, così da rimanere aggiornati su tutte le novità future, sia se volete vedere altri contenuti di questo tipo, potete farmelo sapere naturalmente iscrivendovi al canale qui su YouTube, commentando, mettendo un mi piace e condividendo il video, in modo che il maggior numero di persone possano vederlo, e di questo, naturalmente, vi ringrazio di cuore in anticipo. Detto ciò, torniamo all'H96 Max, per cui direi che possiamo iniziare proprio dall'esperienza di unboxing e nella confezione, oltre ovviamente al TV Box, che come al solito vedremo nel dettaglio tra qualche minuto, ci sono anche un alimentatore da parete in formato europeo, un cavo HDMI, il solito telecomando ad infrarossi che funziona con due batterie AA che non sono incluse, telecomando che per avere una buona esperienza utente deve essere obbligatoriamente affiancato alternativamente o da una tastiera e un mouse tradizionale oppure da una mini tastiera wireless o ancora meglio da un Air Mouse. E poi concludiamo questa carrellata con la documentazione tecnica. Passando invece al TV Box, sia per quanto riguarda il design che la qualità costruttiva siamo nella media per la fascia di prezzo e lo stesso discorso vale ovviamente anche per la dotazione di porte di input, perché ci sono due porte USB, una in versione 3.0 e una in versione 2.0, poi c'è la porta Ethernet Gigabit, la porta HDMI, la porta AV, la porta SPDIF, l'entrata per l'alimentatore ed infine lo slot per schedine microSD. Per quanto riguarda le specifiche, il processore è una CPU di Amlogic S905X3 a 4 core, l'unità di elaborazione grafica è una Mali G31MP2, il tutto abbinato con 4 GB di memoria RAM DDR3, 32 GB di spazio di archiviazione interno, Wi-Fi a doppia banda e quindi a 2,4-5 GHz, modulo Bluetooth e sistema operativo basato su Android 9. Dopo aver collegato il TV Box alla televisione, come prima cosa dovremo seguire la procedura di installazione, che come vedete si compone di 5 finestre, e dalla prima potremo scegliere la lingua, che di default è impostata su inglese. Poi nella seconda potremo adattare le dimensioni del display a quelle della televisione, in modo che non ci siano porzioni non visibili. Infine nella terza potremo stabilire la connessione Wi-Fi e come vedete il TV Box riconosce correttamente entrambe le bande, sia quella a 2,4 che quella a 5 GHz. Dopo aver stabilito la connessione, nel quarto step troveremo un'immagine dell'interfaccia utente, senza particolari spiegazioni, ed infine dall'ultima finestra potremo confermare le nostre scelte, di modo che poi potremo entrare nella schermata principale, che come vedete si compone di due parti, questa centrale che contiene alcune cartelle non personalizzabili e in particolare da qui potremo aprire velocemente YouTube, da qui a fianco il Play Store, da qui invece accederemo alle applicazioni installate, cosa che però faremo tra un attimo dopo aver dato un'occhiata alle altre opzioni. Infatti da qui potremo aprire il browser internet, che molto probabilmente è Chrome. Qui sopra ci sono la data e l'ora corrente e cliccando sulla casella si aprirà il relativo menu delle impostazioni, dove ovviamente potremo anche modificare alcuni parametri. Poi tornando indietro da questa casella potremo aprire velocemente il file manager ed infine da qui sotto potremo entrare nel menu impostazioni. Questa riga invece qui sotto è personalizzabile, per cui si possono aggiungere le applicazioni che utilizziamo più di frequente. Infine queste icone qui in alto a destra ci forniscono alcune informazioni ed in particolare possiamo verificare a colpo d'occhio se il TV Box è connesso ad internet via Wi-Fi, come nel mio caso che è in colorazione verde, ma possiamo anche verificare se abbiamo collegato periferiche esterne via USB oppure una schedina microSD. Mentre cliccando qui a destra sull'icona della scopa potremo terminare eventuali processi in background, liberando così memoria RAM e al contempo migliorando le prestazioni del TV Box. Interfaccia utente che, come sicuramente i più esperti avranno già notato, non possiede né la barra di navigazione in basso né quella delle notifiche in alto, che purtroppo ormai per qualche misteriosa ragione stanno scomparendo dalla maggior parte dei TV Box. Detto questo possiamo entrare nelle applicazioni, così vediamo cosa hanno installato di default, iniziando da iScreen e poi tralasciando le app meno importanti ci sono anche APK Installer, Chrome, Firefox, due file manager,
Kodi, il Media Center, Miracast, Netflix, ovviamente il Play Store, poi c'è anche Prime Video, il riproduttore multimediale, ULC, YouTube, che se non sbaglio dall'icona direi che è in versione per Android TV, ed infine c'è anche il gestore degli aggiornamenti, che però molto probabilmente non credo siano supportati via OTA. Ora, come potete vedere, anche in questo caso, come per altri TV Box che abbiamo già visto in precedenza, ci sono due menu per quanto riguarda le impostazioni. Il primo, questo qui, che racchiude le opzioni più comunemente usate, che consentono di agire sul display, sulla porta HDMI, sull'uscita audio, sul pulsante di accensione e spegnimento del telecomando e sulla regolazione delle immagini. E in particolare da display potremo gestire la risoluzione, che può essere impostata sia manualmente che automaticamente, e poi potremo anche modificare la profondità del colore, impostare lo spazio colore e gestire il Dolby Vision. Mentre tornando indietro, per quanto riguarda le restanti tre voci, potremo nuovamente ridimensionare il display nel caso qualcosa fosse andato storto durante la procedura di configurazione, e poi naturalmente potremo anche gestire l'HDR sia in modo automatico che manualmente. Poi tornando indietro con la seconda voce potremo gestire l'HDMI CSI, che se attivato permette di accendere e spegnere il TV Box in corrispondenza dell'accensione e dello spegnimento della TV. E a questo proposito ho letto di qualche utente che si lamentava perché il box sembrava cambiare in automatico la lingua all'accensione, cosa che però può essere evitata semplicemente disabilitando quest'ultima opzione. Poi tornando velocemente al menu precedente, dalla terza voce potremo gestire l'uscita audio scegliendo tra le altre cose tra questi quali formati riprodurre. Con la quarta opzione potremo invece personalizzare il tasto di accensione e spegnimento del telecomando, che potrà essere programmato per mettere il TV Box in standby, spegnerlo oppure riavviarlo. Infine, tornando indietro, potremo, selezionando questa opzione, regolare le immagini, scegliendo ad esempio da qui sopra una tra le tante modalità che sono preimpostate, funzionalità che però, da quanto riesco a vedere, non mi sembra lavorare correttamente. Infine, tornando indietro e poi selezionando l'ultima voce più impostazioni, entreremo in questo menu che sostanzialmente ricalca quello degli smartphone, per cui il mio consiglio per avere un'esperienza migliore è evitare questa configurazione, tornare indietro e poi ancora indietro fino a ritornare alla schermata delle applicazioni, dove potremo selezionare il secondo menu relativo alle impostazioni, che permette tra le altre cose, come vedete, di gestire la connessione ad internet, verificando e modificando le proprietà della stessa, che può essere sia wifi che cablata. Poi tornando indietro, da qui potremo verificare la presenza di eventuali account, anche se ovviamente al momento non ce n'è nemmeno uno. Poi tornando indietro, prima di guardare velocemente le preferenze del dispositivo, vorrei soffermarmi sulle ultime due opzioni che consentono la prima, come vedete, di collegare eventuali accessori, che possono essere sia controller di gioco, oppure speaker o anche cuffie via Bluetooth, mentre l'ultima voce si occupa di gestire eventuali aggiornamenti, che però al momento, come vedete, non sono presenti. Poi tornando indietro ed entrando nelle preferenze del dispositivo, possiamo guardare velocemente le informazioni, dove abbiamo la conferma che il modello è effettivamente l'H96 Max X3, la versione di Android è la 9 e le patch di sicurezza sono aggiornate, si fa per dire, al 5 agosto di 2 anni fa. Poi tornando indietro possiamo concludere dando un'occhiata allo spazio di archiviazione, per cui la RAM è da 4 GB, mentre la memoria interna è da 32 GB, di cui 24 liberi e a disposizione dell'utente. Con questo direi che abbiamo concluso con i menu delle impostazioni, e a questo proposito vi ricordo che qui sul canale, nella playlist TV Box Tutorial, trovate moltissimi video dove spiego ad esempio come installare la barra di navigazione, configurare un'eventuale tastiera fisica, migliorare la connessione ad internet e molti altri aspetti, in modo da riuscire a sperimentare una migliore esperienza utente. A questo punto possiamo entrare più nel dettaglio del funzionamento di questo TV Box, e rispetto a quanto vi ho detto prima devo correggermi, perché il browser che è collegato alla schermata principale non è Chrome ma bensì Firefox, e per entrambi non ho nulla di particolare da dirvi, perché in combinazione con un mouse e una tastiera l'esperienza utente è decisamente buona.
Lo stesso discorso vale anche per il Play Store, che da quanto ho potuto verificare non presenta particolari problemi di compatibilità, per cui è possibile trovare qualsiasi applicazione, anche se poi naturalmente ne andrà verificata la compatibilità con il TV Box caso per caso. Detto questo, possiamo guardare velocemente ai risultati dei principali benchmark, partendo dalla velocità della memoria interna, che purtroppo non è nulla di eccezionale, con i suoi 35 MB al secondo sia in scrittura che in lettura, il che inevitabilmente, almeno un pochino, incide sulla velocità di apertura delle applicazioni. Inoltre, per chi fosse interessato, vi confermo anche che il box arriva direttamente dalla fabbrica con i permessi di root. Più che discreta invece sia la velocità che la portata della connessione Wi-Fi per entrambe le bande, che si mantiene abbastanza costante anche ad una certa distanza dal router. Non è naturalmente la migliore che abbia visto fino ad ora, che appartiene invece al Tanix TX5 Plus Deluxe Edition. Mentre non c'è nessuna sorpresa per quanto riguarda i DRM, che sono esclusivamente di livello 3, il che ci introduce alla parte di questa recensione relativa allo streaming, per cui dai risultati di questo benchmark sappiamo già che né Netflix né tantomeno Amazon Prime Video saranno visibili in alta definizione, ma esclusivamente in qualità standard, il che significa a 480p, servizi questi due che vi confermo, alla risoluzione che vi ho appena menzionato, funzionano bene senza particolari problemi. Anche Mediaset Play funziona bene, il box infatti riesce ad accedere e a riprodurre qualsiasi tipo di contenuto, sia in diretta che on demand. Mentre per quanto concerne RayPlay, ormai la situazione per quanto riguarda questo tipo di dispositivi è abbastanza delineata, almeno in questo momento, per cui anche in questo caso vi confermo che la versione disponibile sul Play Store, che sarebbe quella mobile per smartphone e tablet, non è funzionante, mentre partendo dalla PK ed installando quindi la versione per Android TV si risolvono tutti i problemi, per cui è possibile vedere sia i contenuti in diretta che quelli on demand, applicazione che però vi ricordo in questo modo non comparirà nell'app drawer, ma sarà raggiungibile esclusivamente dalla voce applicazioni che si trova nel menu impostazioni. E allora terminiamo questa carrellata delle applicazioni di streaming parlando di YouTube, che come vi dicevo è installato nella versione per Android TV e nonostante la massima risoluzione disponibile arrivi fino al 4K, in realtà la visione diventa fluida dal 2K a 60 fotogrammi al secondo a scendere.
dal punto di vista della riproduzione di contenuti locali non ho riscontrato nulla di anomalo, per cui, come era facilmente prevedibile, il TV Box riesce a gestire abbastanza bene, sia dal punto di vista della gamma dinamica che della fluidità, qualunque tipo di video fino a 4K a 60 fotogrammi al secondo, HEVC a 10 bit e HDR. Prima di concludere, due parole anche su Miracast, funzione che ho provato con diversi smartphone, riuscendo sempre a collegarmi correttamente al TV Box, che vi ricordo deve essere connesso alla stessa rete Wi-Fi dello smartphone, e poi a condividere semplici contenuti multimediali, compreso qualche breve video. Lo stesso discorso vale anche per il gaming, per cui è possibile giocare a quei titoli che sono compatibili con il gamepad, come ad esempio Asphalt 8, senza nessun tipo di problema, l'esperienza si mantiene sempre su buoni livelli. E allora, per concludere velocemente questo video, un TV Box, questo H96 Max, che fa bene tutto quello che deve fare, ovviamente, come abbiamo visto durante la recensione, né Netflix né tantomeno Amazon Prime Video saranno visibili in HD, cosa comunque normale per questo tipo di dispositivi che non possiedono le relative certificazioni e protezioni contro la pirateria. La riproduzione multimediale sia in streaming che in locale è più che accettabile, così come l'esperienza dal punto di vista del gaming. La gestione delle temperature è buona, non ho mai riscontrato riscaldamenti eccessivi, nemmeno durante gli utilizzi più impegnativi. Per cui, come al solito, se siete interessati, per maggiori informazioni trovate tutti i link qui sotto nella descrizione, dove vi ricordo ci sono anche il pulsantino per mettere un mi piace al video e quello per iscrivervi al canale. Detto questo, a me non resta altro che salutarvi e ringraziarvi per la visione. Ci vediamo alla prossima. Ciao! Da Gianni.